La Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi ospita fino al 26 settembre 2022, con ingresso libero, Genesi, l'armonia del caos, la nuova mostra personale di Francesco Forconi in arte Skim, artista proveniente dal mondo dei graffiti e della street art, a cura di Simone Teschioni Gallo e organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Dedalos Giuliano Ghelli, in copromozione con il Comune di Firenze e il Comune di Scandicci. L'esposizione è realizzata con il patrocinio della città metropolitana di Firenze e della regione toscana. Allora, io sono Francesco Forconi, in arte Skim, vengo dal mondo dei graffiti, poi mi sono diplomato all'Istituto d'Arte di Porta Romana a Firenze in grafica pubblicitaria, ho proseguito gli studi alla Comics come cartoni animati e fumetti, dopodiché ho unito il mio stile fumettistico, pop, graffito e piano piano nel mio percorso ho inventato uno stile che è il caos armonico, quindi un insieme di forme e di elementi che creano un caos e con il colore vado ad armonicizzare il tutto. I personaggi che abitano il caos di Skim si presentano come veri e propri arcimboldi moderni, abitanti di un mondo ai limiti della realtà, composti e assemblati di ciò che idealmente incarnano e li rappresenta. Questi personaggi sono lo specchio di ciò che li anima: natura, interessi, passioni, carattere. Queste condizioni ne tracciano il profilo in un collage di colori e di forme. Sono volti comuni, ognuno ritratto nelle sue espressioni più naturali possibili, in cui chiunque può riconoscersi. Sorrisi, dubbi, fierezza, emozioni che lasciano libera nello spettatore la ricerca di significati talvolta nascosti. Ciò che troviamo nelle opere dell'artista fiorentino è il risultato di un sapiente equilibrio tra studio, assimilazione e reinterpretazione artistica, grazie al quale i soggetti interessati mantengono sia l'ispirazione iniziale che l'elemento di novità dato dalla personalizzazione, a volte ironica, a volte quasi fumettistica, ma sempre dettata dalla fedeltà legata alla presenza immancabile del colore. Auspico che questo sia solo il primo passo per raccontare quello che è il nostro territorio, legato soprattutto all'arte, perché è un territorio molto ricco, dove giovani artisti stanno nascendo e stanno crescendo, e è nostro dovere da amministrazione raccontare quella che è la loro storia, quelli che sono i loro lavori e starli accanto in modo tale che possano crescere sempre di più e che ne possano nascere sempre di più. Come dice sempre anche l'artista, se pensiamo, il graffito è stata la prima forma di arte presente nelle caverne, quindi ecco, questa forma d'arte è quella che da un punto di vista contemporaneo anche si ritrova per le strade e noi l'abbiamo voluta portare dentro la Galleria delle Carrozze. L'esposizione sarà arricchita da due installazioni site-specific, strettamente legate al mondo dei graffiti e realizzate appositamente per la Galleria delle Carrozze. La prima, uno splendido pianoforte trasformato dall'artista in opera d'arte, che potrà essere suonato dai visitatori a loro piacimento. La seconda, un muro realizzato con la tecnica dei graffiti collocato in posizione speculare rispetto alla parete che ospita la targa in memoria delle vittime della deportazione della Seconda Guerra Mondiale. Un omaggio e allo stesso tempo uno strumento di riflessione per non dimenticare, anche in mezzo al colore che vibra dalle opere di Skim, l'importanza di questo luogo denso e ricco di storia.